Buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. All'inizio della stagione avevamo cominciato a parlare degli antagonisti all'interno delle quest, delle campagne nel gioco di ruolo, ma poi nel mese di ottobre, tra speciale del compleanno e il lancio di due intere nuove rubriche, diciamo che abbiamo perso un po' di trazione su questo argomento. Da questa settimana ritorniamo a parlare proprio di questo e sarà l'argomento diciamo, dei prossimi paio di mesi. Tra l'altro, avendo avuto un mese per pensarci meglio, ho anche avuto la possibilità di organizzare meglio questa serie di video e la prima cosa di cui mi sono accorto è che abbiamo cominciato a parlare a bomba di antagonista, ma senza affrontare alcuni argomenti propedeutici che servono poi a evitare dubbi più avanti. Quindi, da questa settimana ripartiamo facendo le cose per bene e andremo proprio a parlare di antagonista, protagonista e punto di vista. Protagonista, antagonista e punto di vista sono tre concetti comuni praticamente a qualunque forma di narrazione e sono così strettamente legati che non è possibile parlare di uno senza dover introdurre anche gli altri. Vediamo prima di tutto di dare qualche definizione in modo da cominciare il discorso con una terminologia comune. Il protagonista è l'elemento centrale su cui si basa la linea narrativa. E già qui dobbiamo fermarci per un paio di precisazioni. Se avete notato, non si parla di personaggio centrale, ma di elemento centrale. Può sembrare strano, ma non necessariamente il protagonista di un arco narrativo deve essere uno specifico individuo. Anzi, nel gioco di ruolo è praticamente la prassi che sia l'intero party degli avventurieri come organizzazione a essere il protagonista della quest, non i singoli membri del party che lo compongono. Allo stesso modo si parla di linea narrativa e non di storia in generale. Questo lo abbiamo già visto in un altro video, ve lo lascio qua sopra, ma in linea di massima, una storia potrebbe essere composta da varie linee narrative che vanno poi a intrecciarsi tra di loro. Di questo poi magari faremo un approfondimento in seguito, però tenete presente che nella vostra quest potrebbero esserci più archi narrativi diversi e ognuno di questi archi potrebbe avere un protagonista diverso. Basandosi sulla definizione che abbiamo dato del protagonista, definiremo l'antagonista come l'elemento all'interno di un arco narrativo che si oppone al protagonista. Anche in questo caso, l'antagonista non deve essere un PNG, non deve essere un personaggio vero e proprio. Ci sono esempi innumerevoli, sia nelle quest che nella letteratura in generale, di elementi antagonistici che non sono persone. Facendo un esempio classico da quest fantasy, il party deve attraversare l'antica foresta per raggiungere il regno dall'altra parte. La foresta sarà infestata da creature feroci, tribù di folletti malvagi e quant'altro, ma nessuno di questi singoli elementi sarà l'antagonista del party. La foresta nel suo insieme sarà l'antagonista, in quanto è la foresta come concetto che ostacola il party dal raggiungere il proprio obiettivo, cioè andare dall'altra parte. Allo stesso modo del protagonista, anche l'antagonista è definito dalla linea in cui fondamentalmente è presentato o in cui ha il ruolo di antagonista. Anche in questo caso, una campagna lunga con varie linee narrative potrebbe avere un antagonista ricorrente, il signore del male, che deve essere sconfitto a fine campagna, ma ogni singola linea narrativa potrebbe avere un suo antagonista che definisce quell'arco. Uno dei fraintendimenti più comuni è quello di definire il protagonista come il buono e l'antagonista come il cattivo.
Ma fate attenzione, questo in realtà è decisamente scorretto. Il protagonista di un arco narrativo è quello che dà origine all'atto e che vuole portare a compimento la linea narrativa. L'antagonista è l'elemento che si oppone al completamento di questa linea narrativa, indipendentemente dai valori morali dei due soggetti. A questo punto, però, comincia a sorgere un'ambiguità che credo che qualcuno di voi abbia già notato. Se il protagonista è quell'elemento la cui motivazione dà origine e traina l'arco narrativo, e l'antagonista è quello che si oppone e cerca di impedire lo sviluppo dell'arco narrativo, nell'esempio che noi facciamo spesso qua sul canale, cioè il malvagio barone vuole conquistare il regno e gli eroici avventurieri devono impedirlo, il protagonista di quell'arco non sono gli eroici avventurieri e il malvagio barone, perché la sua motivazione a trainare l'arco, il malvagio barone vuole conquistare il regno e quindi lui è il protagonista. Gli eroici avventurieri che vogliono semplicemente impedire che il regno venga conquistato sono gli antagonisti della storia. Questa è una situazione in realtà molto comune non solo all'interno del gioco di ruolo, ma in narrativa in generale. Molto spesso non è così immediato stabilire chi sia il protagonista e chi sia l'antagonista all'interno di una storia. In alcuni casi, stabilire chiaramente chi sia il protagonista e l'antagonista è semplicemente impossibile. In realtà questo è un problema estremamente interessante in narratologia, ma noi qui che siamo master, in realtà possiamo totalmente ignorare l'argomento, anche perché nel gioco di ruolo c'è un elemento fisso che in realtà ci aiuta parecchio, che normalmente nel romanzo non è così scontato. Un master, infatti, non avrà mai il problema della variazione del punto di vista. Il punto di vista è la posizione del narratore rispetto alla linea narrativa. O, se vogliamo dirlo in maniera brutale, chi e come sta raccontando la storia. Nel linguaggio colloquiale, quello che usiamo nella vita di tutti i giorni, quando diciamo protagonista, in realtà molto spesso stiamo parlando proprio del punto di vista, cioè il personaggio dal cui punto di vista è raccontata la vicenda e che quindi per noi è più facile identificarsi con lui. Diciamo che è il personaggio per cui tifiamo, noi vogliamo vedere Luke che sconfigge l'impero, noi ci rattristiamo per la caduta in disgrazia di Anakin. Ma il conflitto centrale dell'arco narrativo principale è stato messo in moto da Palpatine, quindi è lui il protagonista di Star Wars. Ora, nella narratologia ci sono molti modi per identificare il punto di vista ed è un argomento anche decisamente molto complesso. Ma noi siamo fortunati perché nel gioco di ruolo questo problema semplicemente non si pone, il punto di vista di una quest sono sempre i personaggi giocanti. Non escludo che esista da qualche parte un gioco il cui punto di vista non sia quello dei giocatori, però francamente non mi viene in mente nulla nel caso, diciamo, che questo discorso si applica nel 99% dei giochi a cui state giocando. Diciamo comunque che nella pratica, anche se questo potrebbe non essere tecnicamente corretto, noi in questi video almeno daremo sempre per scontato che il party degli avventurieri, diciamo il gruppo dei giocatori, sia sempre il protagonista della storia e chi gli si oppone sarà sempre l'antagonista, anche se, questo ricordatelo, non necessariamente è sempre vero e anzi in una campagna magari lunga composta da molti archi narrativi potrebbe darsi che all'interno della stessa campagna, il party dei giocatori sia in alcuni archi effettivamente il protagonista,
e in altri sia l'antagonista, pur continuando a restare sempre il punto di vista da cui la campagna viene raccontata. Chiarito questo, non avremo problemi sui prossimi video, quindi per questa settimana possiamo anche terminare qui. Settimana prossima ritorneremo nell'argomento antagonisti della campagna, andando a parlare dell'antagonista ricorrente. Fino ad allora, come sempre, se avete domande, dubbi, perplessità, scrivete un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Abbiamo anche dei nuovi canali social che trovate in descrizione se volete avere un contatto più diretto. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.